Sindaco, altro appuntamento oggi in comune con il città di Teramo, ci sono passi in avanti? Sì, io ho partecipato parzialmente alla riunione tra la Commissione e la società, e di fatto è un tavolo permanente. Quello che è emerso di positivo da oggi è che è pronta la trasformazione in SRL e contestualmente la disponibilità, la volontà dell'allargamento e dell'ingresso ai nuovi soci, e quindi l'ingresso di nuovi soci all'interno della società. Sono i due punti fermi, il tavolo rimarrà permanente, costante, seguirà quindi il percorso di trasformazione della società, di riorganizzazione societaria, con l'ingresso appunto di forze ulteriori che daranno struttura a questa organizzazione societaria che oggi richiede assolutamente, per gli impegni prossimi, un rafforzamento, ma anche una chiarezza appunto nel percorso futuro. Questo è quello che ho chiesto, quindi tempi stretti, credibilità nella proposta e nelle proposte di chi si avvicina, e seguiremo assolutamente l'iter e il percorso per quello che è di competenza ovviamente delle istituzioni, fermo restando che poi si tratta di interlocuzioni anche private. Sono già stati presentati questi nuovi ingressi oppure ci saranno in futuro? Non sono stati fatti i nomi, ci sono però queste manifestazioni di interesse diverse, raccolte sia dalla società ma anche dalle interlocuzioni che le istituzioni hanno avuto. È chiaro che, ripeto, devono essere credibili e tempestive, e ciò presuppone che ovviamente l'SRL che si sta per costituire abbia anche chiarezza sui numeri e sul quadro societario rispetto al quale chi vuole entrare deve entrare in modo serio, tempestivo e credibile. Tavolo permanente vuol dire che nei prossimi giorni tornerete ad incontrarvi? Sì, ma ci saranno poi interlocuzioni anche al di fuori dal tavolo delle convocazioni ufficiali, quindi si è messo in moto un meccanismo e un percorso che vuole preventivamente risolvere le questioni prima dei termini previsti per le iscrizioni societarie.